Grazie a voi dell'invito. Il Museo delle Periferie è l'ultimo nato di una serie di musei che qualcuno ha definito musei fai da te, nel senso gli ultimi due sono musei istituzionali. Mi riferisco al Magro, insomma ai 2 anni di direzione del Magro, che è il Museo d'Arte Contemporanea di Roma, che però io ho declinato come Magro Asilo, cioè l'ho tra virgolette smontato e rimontato, no? Quindi in qualche modo è anche quello un museo fai da te, pure se ovviamente era previsto dall'istituzione, progettato da Odildek, no? Però diciamo ho cercato di ripensare quello spazio, di ripensarlo combattendo questa idea della standardizzazione dei luoghi dedicati all'arte, c'è cioè l'idea, combattendo l'idea che il museo sia in questa catena del sistema dell'arte, diciamo, il luogo della cosiddetta valorizzazione, per cui no, passa nel museo qualcosa che deve aumentare 2 punti di coefficiente di mercato nell'ambito di un sistema dell'arte che ovviamente tende a cancellare la maggior parte delle produzioni artistiche del contemporaneo, opera per necessità, perché ovviamente deve favorire un sistema che è legato al mercato, che è legato a operazioni, diciamo, finanziarie, e cerca di cancellare quello che il mondo dell'arte invece produce. Ecco, il mondo dell'arte, io la vedo, per ritornare al primo museo che abbiamo ascoltato, che è stato presentato oggi, lo vedo come una foresta, lo vedo come un luogo dove ci sono, sempre detto scherzosamente, le querce e i funghetti, cioè un ecosistema, no? Dove si producono tante forme, no? Mentre invece il sistema dell'arte la vedo più come una coltivazione di OGM, cioè vedo come dire, la selezione di alcuni semi e come dire, l'utilizzo di un diserbante su tutto il resto. Ecco, diciamo, se il museo serve a quello, serve a custodire alcuni semi preziosi perché questi valgano dentro un sistema che non è più solo quello mercantile, ma è un sistema ormai finanziario a più livelli, insomma, quello statunitense non è certo quello italiano, eccetera, eccetera. Ma diciamo, ecco, io ho lavorato per riportare il museo a una dimensione invece di spazio pubblico, a una dimensione di ricerca. Ho favorito alla sparizione l'apparizione delle forme di vita, cioè di tutti quegli attori del mondo dell'arte che operano e sono un numero enorme, perché viviamo in quello che Mario Perniola chiama l'epoca dell'arte espansa, no? Quindi diciamo, farei dei passi indietro, diciamo, rispetto al Museo delle Periferie, perché se no non si capisce bene questo progetto, ripartendo dal mio primo esperimento, mio primo museo inventato sempre in periferia, che è il MAMA, Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis, città meticcia, che è un progetto, il tentativo di, diciamo, calare il Museo d'Arte Contemporanea, il punto più alto della città globale in competizione, nel punto più basso, che è, diciamo, l'occupazione abitativa in questo caso, potremmo dire lo slum, potremmo dire la polvere sotto il tappeto che nessuno vuole vedere, no? Quindi in questa fabbrica occupata sulla via Prenestina, nella periferia est di Roma, nel 2012, dopo un anno di cantiere cinematografico d'arte a tema lunare,
che aveva visto la partecipazione di alcuni artisti, diciamo, nasce il MAM, nasce questo museo che io ho sempre considerato il primo museo abitato del pianeta Terra, anzi dicevo della Luna, perché il MAM nasceva dopo questo viaggio lunare, che era anche un'utopia, che era anche il desiderio di immaginare una socialità e una città diversa dove le regole dello stare insieme andassero riscritte, potessero essere riscritte, diciamo, su questo foglio bianco che è la Luna, che è anche sempre storicamente territorio dell'utopia, ecco, però un'utopia concreta, un gioco dell'arte a cui tutti potevano partecipare. Questo abbiamo cercato di fare nel 2011. Nel 2012, da questi primi relitti spaziali, il telescopio di Gian Maria Tosatti sul tetto, i grandi muri dipinti di Stanley Lecks, Ogre, eccetera, nasce il Museo dell'Altro e dell'Altrove. L'altro è ciascuno di noi rispetto a tutti gli altri, quindi porta avanti e rende più complessa quella che è la nozione di città meticcia, che è il sottotitolo di Metropolis, cioè non solo siamo diversi perché parliamo lingue diverse, apparteniamo a universi culturali e geografici differenti, ma siamo diversi fino alla soggettività, che è quello che l'arte poi dimostra, no? La singolarità, ogni artista porta un mondo, una visione del mondo, no? Lo ridisegna cancellando la lavagna. Ecco, noi abbiamo portato lì gli artisti e quindi abbiamo voluto sottolineare il valore della differenza fino alla singolarità più estrema, addirittura dicendo che ciascuno può essere anche altro rispetto a se stesso, no? Rispetto al sé di vari momenti della propria vita, rispetto al sé di varie maschere, diciamo, che nella vita di tutti i giorni indossiamo. Siamo diversi se siamo genitori, se siamo come dire, sul posto di lavoro, se dirigiamo un museo, rispetto a noi. Quindi in questi nostri momenti della vita siamo altri anche a noi stessi talvolta. L'altrove era la Luna, ma era anche qualcosa di diverso da Roma stessa, perché dentro questo spazio occupato che si dà le sue regole all'interno di un'assemblea orizzontale, no? Diciamo, questo spazio è uno spazio gestito non dalle leggi dello Stato, non dalle leggi dell'amministrazione, ma in qualche modo dalle leggi della comunità che lo abita. Ecco, quindi diciamo, il MAM porta il museo dentro la casa, in qualche modo creando anche un cortocircuito con quello che è stato l'origine, no? Questa unione, diciamo, tra lo spazio dell'abitare, lo spazio della vita, dunque, e l'arte è stata all'origine di tutto, nelle grotte di Lascaux. No, è stato importante per tanti momenti, pensiamo alle cattedrali medievali. Ecco, l'idea che la vita e l'arte si dovessero riunire è una cosa che peraltro tutte le avanguardie hanno sempre sostenuto. Ricordo, no? Quanti tentativi ci sono stati, quante dichiarazioni dal futurismo in poi, no? Allaghiamo i musei, perché i musei erano il luogo, no? Che separava, diciamo, no? L'arte dalla vita, no? E invece andava la vita riportata all'arte. Quando questo progetto, che ha creato una barricata d'arte a difesa delle 200 persone che vivono in questo spazio, che ha dall'altra parte evitato l'effetto enclave di un posto che si deve proteggere perché ovviamente soggetto allo sgombero coatto, che ha creato un assurdo cortocircuito che è sì una collezione, ma è anche un'opera d'arte unica, perché è un mosaico dove ciascun intervento in qualche modo si lega all'altro, come un grande mantello di Arlecchino, come un grande mosaico, un grande assemblaggio a scala urbana. Ecco, quindi questo esperimento a un certo punto è piaciuto all'amministrazione, che purtroppo, devo dire, fino ad ora non è stato capace di proteggere questa esperienza, che è sempre più vicina, diciamo, allo sgombero, è sempre più minacciato, ma ancora esiste, resiste. Diciamo, comunque, diciamo, mi è stato proposto di sperimentare un museo nuovo partendo da quei valori che
da questa esperienza nel cuore della città, cioè al Magro di Vienizza, che è il Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Questo ovviamente ha scatenato un putiferio, c'è un libro che abbiamo pubblicato di 500 passa pagine che raccoglie soltanto la rassegna stampa di quanto è stato scritto prima che il Magro aprisse le porte nell'ottobre del 18. L'idea del Magro era quello di portare, rovesciando diciamo l'esperienza del MAM, di portare la casa nel museo. Quindi abbiamo deciso, e questo credo sia un'esperienza interessante per quello che si tenta di dire sul museo gassoso. Io l'ho considerato un museo liquido, ma diciamo gassoso va bene lo stesso, perché il Magro ha aperto le porte alla città, ha aperto le porte agli artisti per autocandidatura, diciamo, ha tolto le mostre, ha rinunciato temporaneamente alle mostre, proprio per rendere questo museo il più possibile capace di accogliere, no? L'abbiamo chiamato museo ospitale, quindi era un museo che sostituiva le mostre con un'attività quotidiana ricchissima, con un palinsesto che prevedeva una media di 500, diciamo, eventi mensili, no? Io leggo un po' di numeri rapidissimamente, non perché mi interessino i numeri, ma per far capire che cosa è successo in questi 14 mesi al Magro Asilo. Abbiamo avuto 189 lectio magistralis, 124 convegni, 462 incontri e dibattiti, 242 incontri in quella che avevo chiamato la stanza delle parole, che erano incontri dove le parole del contemporaneo venivano declinate da più punti di vista, quindi il tentativo, diciamo, di definirle e il tentativo anche di ridefinirle spostando i paletti la volta dopo, proprio per capire che non ci sono punti fermi, ma tutto è abbastanza fluido e la fatica di definire è sempre, diciamo, un ricominciare da capo. 555 performance, questo era un museo performativo dove tutto quello che accadeva in qualche modo era anche performativo, compreso il pubblico che vi partecipava e che non chiamerei più pubblico perché a questo punto era uno degli elementi di gioco di questo dispositivo. 241 studi d'artista, il Magro Asilo prevedeva 4 atelier dove gli artisti per una settimana erano invitati a realizzare un'opera. Quindi c'era questo turnover continuo, quindi 16 artisti al mese che teletrasportavano il loro studio e realizzavano un'opera dentro queste teche di vetro che non erano affatto delle gabbie. La teca di vetro serviva a segnalare un confine, a segnalare lo studio, a dire questa è la dimensione della singolarità e dell'isolamento in cui l'artista lavora quando propone se stesso, quando cancella la lavagna. Dopodiché l'opera è sempre relazionale, è sempre un invito al mondo, no? Perché senza il mondo, senza chi la guarda, l'opera non esiste. Quindi il vetro che rappresentava le pareti dello studio privato, no, si rendeva trasparente. Questi vetri non erano blindati, il pubblico poteva bussare, entrare e dialogare con l'artista. Quindi le opere d'arte presenti al Magro erano tutte opere che prevedevano la presenza dell'artista, quindi pubblico, opera e artista erano una triangolazione necessaria. Poi ci sono stati 61 ambienti, gli ambienti erano tre dentro questa suddivisione del museo per stanze, gli ambienti erano i progetti più relazionali e partecipati, e anche quelli che spesso duravano di più, addirittura un mese, quindi occupavano questa porzione del museo e invitavano il pubblico a partecipare. Poi 204 installazioni e opere live, 216 workshop, 657 proiezioni tra video, arte, cinema e documentari, 309 autoritratti in cui noi chiedevamo all'artista di raccontarsi, partendo da dire io sono un artista, 346 esercizi del mattino, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, era una macchina, io l'ho chiamata maietica, era una specie di grande lavatrice
dove ogni stanza produceva attività, produceva discorsi, produceva immagini. Queste immagini il museo non le, come dire, non ci metteva la bandierina nel senso di dire questa è arte. Naturalmente era arte, no? Perché non entravano i pittori della Domenica. Ma diciamo il museo faceva tre passi indietro dicendo io accolgo ciascuno che entra dicendo oggi faccio l'atelier, oggi faccio una lezione, diventava il museo per il tempo spazio che il museo gli lasciava e al pubblico, ai visitatori spettava diciamo esercitare un'attività critica, cioè giudicare quello che vedeva, no? Perché ascoltando la stanza delle parole un giorno e poi quella, l'intervento il giorno dopo, tu avevi cose in contraddizione che si mettevano sul tavolo, no? In un atelier tu vedevi un tipo di pittura, in un altro l'opposto, no? Qualcosa di totalmente diverso. Quindi come dire, questo faticoso museo che faceva apparire le forme di vita, faceva apparire i paradigmi, li metteva sul tavolo dicendo discutiamone tutti, era quella molto vicina a quello che Chantal Mouffe chiama diciamo uno spazio agonistico, no? Cioè il museo come dire, accoglie, il museo mostra, ma il museo non dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa vale e cosa non vale, no? Considerando ciascuna proposta interessante a suo modo e ciascun visitatore sufficientemente in grado di valutare e di riflettere in autonomia rispetto alle proposte che il museo portava. Faccio presente che si parla di contemporaneo, cioè si parla di cose che stanno accadendo oggi, che gli artisti producono oggi, che magari tra 10 anni non produrranno più perché la ricerca è andata avanti. Quindi diciamo questa fluidità della proposta, questa non definirla e non bloccarla, come dire, con come dire, lo spillo, no? Ma lasciare l'insetto libero, come quando si tratta di artisti vivi e operanti, mi sembrava solo una forma di accortezza e di modestia e anche una cosa inevitabile. Ecco, io ho forti dubbi quando qualcuno pensa di potermi dire cos'è il contemporaneo oggi, cosa vale oggi. È inutile ricordare che Van Gogh non lo considerava nessuno un artista quando è morto e oggi lo celebriamo tutti. Ecco, dico, questo basta per non per dire che non ci sia bisogno dell'intermediazione dello specialista, del curatore, del critico, per carità, ma che ciascuno deve parlare, secondo me, mettendo la parola io davanti, cioè anche il critico, anche il mediatore deve dire io penso questo, non deve dire questo è. Quando dici questo è, sei scorretto, sei fasullo, rischi, come dire, di no, non essere sufficientemente trasparente e onesto. Ecco, a volte c'è un po' di disonestà nel dire questo vale, perché ovviamente lo devi dire se qualcuno lo deve comprare. Benissimo, va rassicurato il collezionista che investe decine di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro. Però diciamo, al di là di queste diciamo, necessità di tranquillizzare chi investe, io penso che invece un museo pubblico non doveva tranquillizzare nessuno. La sua funzione era, anzi, era quella di far nascere mille dubbi e mille domande, no? Cioè, l'interesse per me del progetto era quello che chiunque uscisse da quello spazio la sera fosse un po' più confuso di prima, un pochino meno certo delle sue certezze di prima, no? E questo per me era il lavoro maieutico, non educativo, del museo, no? Un museo che ovviamente è anche politico, perché questa, diciamo, fare passi indietro, questa accoglienza, questo dare la parola a tutti, compreso il pubblico, che riteniamo, come dice Ranciere, spettatore emancipato, vuol dire considerare i cittadini intelligenti, non delle pecore, vuol dire creare uno spazio
che nell'autogestione funziona come abbiamo dimostrato, no? Cioè, non è stato il macroasilo la guerra di tutti contro tutti perché la porta si era finalmente aperta, non è stato nemmeno la nave dei matti dove la gente, no, dava, come dire, libero sfogo ai propri deliri. È stato un orologio svizzero che ha funzionato nel rispetto reciproco, permettendo a numeri così alti di esprimersi e di mettere sul tavolo a disposizione di tutti quello a cui stava lavorando, sia dal punto di vista della ricerca che dell'arte, perché era uno spazio che ospitava anche i filosofi, i ricercatori, i letterati, i musicisti, cioè era uno spazio dove le arti, come è ovvio oggi, si mescolavano, dove no, non c'era distanza tra chi fa ricerca all'università e chi invece pratica, no, cioè era uno spazio pluridisciplinare, aperto, molto complesso, dove dovevi scegliere continuamente anche perché le cose succedevano simultaneamente. Era uno spazio anche di frustrazione, no? Perché te ne andavi che non avevi mai visto tutto, non ce la facevi a vedere tutto perché dopo 5 ore eri stremato, però era uno spazio che ospitava tante cose dove tu potevi a un certo punto, prendendo la pratica, avendo il tempo, i giovani ce l'avevano, infatti era pieno di studenti universitari, ma diciamo tu potevi vivere il museo tutti i giorni. Potevi entrare a un certo punto, buttare il libricino programma che ti segnalava le 15 cose che giornalmente il museo proponeva e semplicemente attraversarlo, perderti, ascoltare quello che ti interessava e uscire quando ti annoiavi. Perché al macro asilo tu potevi anche dire non mi piace, questo è un fatto politico fondamentale. Si può entrare in una istituzione del XXI secolo, non come in una chiesa, ma dicendo no, questa cosa non mi convince. Io penso che nessuno può entrare al Maxi dicendo questo non mi convince, perché c'è qualcuno che dice che è il meglio che si trova in giro e se tu non lo sai apprezzare, semplicemente tu sei un ignorante, no? Cioè, c'è questa idea, no, che tu entri in un museo come in una chiesa, no? Ti inginocchi di fronte all'opera d'arte e poi esci. Se non sei in grado di inginocchiarti, sei solo è solo dovuto alla tua ignoranza. Il Magrasilo non era così. C'era una prassi che invitava il visitatore a contestare quello che l'istituzione metteva sul tavolo, cioè a entrarci in una maniera laica, a entrarci, come dire, no? Come dire, dove ciascuno aveva diritto di parola e di pensiero. Ecco, io penso che Roma abbia vissuto una stagione estremamente interessante in quegli anni, 17-18. Penso che a un certo punto c'erano almeno 3 musei, mi dispiace dire che 2 sono miei, ma la Galleria Nazionale, ripensata da Cristiana Gollu, che è stata un'operazione secondo me interessantissima di ripensamento del museo al femminile, infatti si chiama la Galleria Nazionale, la museo, no? Cioè, con la lezione, diciamo, no, di Carla Lonzi, cioè dentro quel progetto museale che ha rimischiato le carte, ha tolto l'ordinamento, diciamo, dei libri di storia dell'arte, ha rimesso le opere in un modo che ci costringe a fare una riflessione, a metterci del nostro, perché se non ce lo mettiamo non capiamo niente. Cioè, è un vero e proprio dispositivo che stimola il visitatore a capire perché quelle opere stanno così, ma senza la soluzione scontata del rebus all'ultima pagina. Cioè, non c'è la soluzione. Allora hai capito il gioco di Cristiana Gollu? Vedi la risposta corretta all'ultima pagina della settimana enigmistica, ma tutto ciò che in qualche modo il visitatore pensava, come dire, passando e rimbalzando da un'opera all'altra, ecco, tutto questo sforzo che richiedeva un movimento del corpo, della mente, dello sguardo, eccetera, è un vero e proprio dispositivo cognitivo, no? Culturale, com'è? Dove non si dà il cibo con il cucchiaino, ecco, non si,
dice, adesso ti spiego io con questa grande didascalia, questo pannello esplicativo, così tu esci migliorato e più colto. Si lasciava lo spettatore, come dire, a una dimensione anche faticosa, ma assolutamente stimolante. Ci Infatti, sono rimasti 5 minuti. no, sto chiedendo. Quindi volevo dire, ci abbiamo avuto 3 musei nuovi, diciamo, a Roma in questa piccola stagione. Poi la galleria si è fermata perché Cristiana giustamente ha detto quello che dovevo fare, l'ho fatto, ora insomma valutatelo e lo stiamo valutando, però è lì ormai fermo da qualche anno. Gli altri 2 musei, diciamo, il MAM, io gli auguro ancora lunghissima vita, ma sempre più temo che abbia i giorni contati, e il macroasilo si è interrotto con 2 anni di anticipo, anche perché difendeva ed era nato, diciamo, dal MAM che, diciamo, doveva essere sgomberato nel 2019. Quindi, diciamo, questi 2 musei che hanno navigato insieme a un certo punto hanno rischiato di finire insieme. Il Museo delle Periferie è figlio, e chiudo, diciamo, del macroasilo, è nato nell'ambito dei lavori del macroasilo, è un altro museo che non c'era prima, ma non c'è ancora perché è il più gassoso di tutti i musei, non avendo proprio le pareti. È un'opera scomputo che dovrà essere costruita, semmai qualcuno riuscirà a costringere il costruttore a mantenere i propri, come dire, impegni con l'amministrazione. Nascerà a Via dell'Archeologia, ma avendo come oggetto, diciamo, la città globale, le città del mondo e le periferie del mondo, ovviamente non rimarrà mai chiuso tra quelle 4 mura che però mi auguro vengano costruite, perché sarebbe di fatto il primo museo di Roma capitale oltre il grande raccordo anulare. Quindi questo, diciamo, a dimostrazione di quanti dicono la periferia non c'è più, ecco, diciamo, in periferia non ci sono musei, quindi già questo basta a farci capire che la periferia ancora c'è, insomma. Quindi io vi ringrazio, spero, insomma, nella fretta di aver dato qualche elemento di discussione, ma insomma il tempo è, diciamo, è molto, ma è poco per raccontare di 4-5 musei che insomma sono stati progetti complessi. Ecco. Grazie a tutti.